Com'è nato il cervello attuale, il nostro cervello? Beh, ovviamente non è nato all'improvviso, è il frutto di una lunghissima evoluzione cominciata milioni e milioni di anni fa, data di pari passo con l'evoluzione umana in generale. Pensate che decine di milioni di anni fa i nostri antenati più antichi avevano le dimensioni di un gatto, vivevano sugli alberi e avevano un cervello grande come una pallina di ping pong. Come si è arrivati al cervello attuale? Beh, è quello che generazioni di archeologi e paleoantropologi stanno cercando di scoprire attraverso tanti ritrovamenti di fossili in particolare. Ora, noi ci troviamo qui nel Museo Nazionale Preistorico Etnografico Luigi Pigorini a Roma e vedete in questo allestimento si vedono alcuni dei più importanti ritrovamenti, soprattutto di crani dei nostri antenati, e questo ci consente di capire come si è evoluto il nostro cervello. È interessante vedere che, diciamo, si comincia ad avere una serie di ritrovamenti importanti solo a partire da all'incirca 3 milioni di anni fa, poco più, poco meno. E subito ci troviamo di fronte a delle forme particolari, specialmente del genere Australopithecus. Se voi guardate, era un volto molto scimmiesco, senza di fronte, qualcosa di simile a uno scimpanzé, e un cervello molto piccolo, grande all'incirca quanto un pompelmo, una grossa arancia. Che capacità aveva questo cervello? E che forma aveva? Non lo sappiamo, perché i cervelli ovviamente si dissolvono, ma in certi casi è successo qualcosa di straordinario, come in questo. Vedete, questo era quello che rimane, il cranio di un piccolo di pochi anni, di Australopithecus africanus, che è stato catturato da un'aquila, ucciso e divorato su un albero. Le sue ossa sono cadute in un laghetto sottostante e si sono fossilizzate. E i sedimenti, entrando del troncranio, hanno ricreato la forma del cervello. Guardate, sembra di rivederlo perfettamente, si percepiscono, si vedono distintamente anche tutti i vasi sanguigni che irroravano le meningi. Quali capacità aveva questo cervello? Beh, erano gruppi ben organizzati, vivevano nelle savane della preistoria, erano delle prede però, erano dei vegetariani. Le cose cominciano a cambiare intorno a 2,5 milioni di anni fa. L'uomo comincia a essere un predatore, incomincia a cacciare. Alcune di queste forme hanno cominciato a specializzarsi sulla carne, che era forse più disponibile e certamente dava più calorie, più energie, più proteine, e quindi consentiva di sopravvivere meglio. E subito si vede il risultato di questa nuova dieta. Il cervello diventa sempre più grande. Siamo ormai nel genere Homo. Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo ergaster, sono vari nomi, per così dire, dati a forme diverse, e ancora adesso non è molto chiaro, però quello che è chiaro è che i cervelli, vedete, diventano sempre più grandi. Beh, noi sappiamo che intorno a 1.600.000 anni fa l'uomo esce dall'Africa e si diffonde nei continenti, utilizza una strategia particolare e molto efficiente, il fuoco. Il fuoco permette di tenere a distanza le belve, permette di cuocere la carne, di ammorbidirla, e quindi vecchi e bambini possono sopravvivere, e attorno al fuoco si socializza. Probabilmente il fuoco è stato un acceleratore delle capacità di comunicazione, quindi i cervelli sono diventati ancora più efficienti. E in effetti, nelle ultime centinaia, ma soprattutto decine di migliaia di anni, compaiono delle forme ancora più efficienti come cacciatori. Sono dei dominatori assoluti. Sono tante le forme, in particolare in Europa c'è l'uomo di Neanderthal, mentre in Africa compare l'Homo sapiens, cioè noi. Guardate, i cervelli hanno le stesse dimensioni, però c'è una grossa differenza. L'uomo di Neanderthal non ha saputo inventare il manico, quindi quando doveva tagliare la carne, la lama la teneva in mano. Provate a fare la stessa cosa con la bistecca, vi accorgerete quanto è difficile. Una lancia non la scagliava, la usava come un forcone, l'impatto era diretto, e dai resti di Neanderthal sappiamo che i traumi erano paragonabili a quelli del rodeo oggi. Il Sapiens invece usava manici, scagliava le lance ed era capace di qualcosa di particolare, cioè di pensare all'astratto, molto più del Neanderthal. Ed è forse anche grazie a questo cervello che è riuscito a diventare dominatore. Non aveva più importanza la dimensione, ma sicuramente la qualità, il cablaggio
a livello dei neuroni. Basta pensare ai computer degli anni 70, quanto erano grandi e poco efficienti e quanto oggi siano capaci in poco spazio ad essere efficienti dei computer, addirittura il vostro telefonino. Ecco, qui è un cervello di altissima qualità. In conclusione, tutto quello che abbiamo detto può essere riassunto con una curiosità. Molto spesso, infatti, gli strumenti sono la proiezione, l'ombra del cervello e delle sue capacità. E allora guardate, gli ominidi più antichi, che avevano un encefalo, un cervello molto piccolo, non erano abili negli strumenti. Infatti, è solo col genere Homo, su per giù, che nascono i primi strumenti di pietra. Magari prima erano di legno, ma i primi strumenti di pietra compaiono, vedete, in un modo molto rozzo. È un ciottolo colpito varie volte per ottenere un filo di qualche centimetro, un filo di taglio di qualche centimetro. Quando compare una forma più evoluta con un cervello più grande, diciamo l'Homo erectus, l'Homo ergaster, eccetera, e dopo, ecco cosa si ottiene con più o meno la stessa massa, un ciottolo con una stessa dimensione. Vedete, il filo di taglio è molto più lungo, non più qualche centimetro, ma addirittura qualche decina di centimetri. Il passo successivo, per esempio con i Neanderthal, vedete un cervello ancora più grande, è quello di prendere lo stesso sasso, romperlo in varie porzioni per ottenere vari strumenti e vedete che hanno un filo di taglio ancora più lungo. Ma il capolavoro lo ottiene il cervello dell'Homo sapiens. Con uno stesso ciottolo, una stessa selce, pelandola un po' come se fosse una mela da sbucciare, riesce a ottenere tantissime lame. E qui la linea, il filo di taglio, è estremamente più lungo. E questo cervello non caccia solamente delle prede, ma va a caccia anche di conoscenza e cerca di studiare tutte le forme che lo hanno preceduto per comprendere meglio.